Saranno oltre 1500 i tifosi dell'Ascoli presenti domenica prossima allo stadio Adriatico Cornacchia. Ieri sera infatti è giunta l'ufficialità della concessione di altri 800 tagliandi per la tifoseria del Picchio, con conseguente destinazione dell'intera curva sud. La decisione è stata presa dalle autorità preposte alla pubblica sicurezza a seguito della forte richiesta di biglietti che arrivava da Ascoli, dopo che la dotazione di base di scarsi 750 tagliandi era stata polverizzata già lunedì, e a fronte delle garanzie presentate dalla società ascolana per una gara catalogata a rischio dall'osservatorio per le manifestazioni sportive, garanzie che si sostanziano nella presenza di steward in trasferta, di personale della società al seguito dei propri tifosi e dell'effettuazione della trasferta con mezzi collettivi come pullman e minivan con tragitto obbligatorio, autostrada A14 ed uscita allo svincolo Pescara Sud Francavilla. Sale dunque l'attesa per una gara che potrebbe dare la matematica salvezza al Pescara. La ripresa degli allenamenti ha confermato l'impossibilità per Pillon di recuperare i lungo degenti ed ha consegnato una preoccupazione in più. L'influenza ha infatti fermato il capitano Gaston Brugman, che tuttavia dovrebbe recuperare per la gara di sabato, nella quale Coda è destinato a prendere il posto dello squalificato Perrotta. Sul fronte Ascoli certa l'assenza di Martigno, oltre che degli infortunati di lungo corso Favilli e Carpani e dello squalificato Padella. Sono rientrati in gruppo gli ex Mignanelli e Canutè, da verificare Lores Varela. Quello di sabato sarà il 27esimo episodio in riva all'Adriatico di Pescara Ascoli. Il bilancio vede in vantaggio i biancazzurri con 12 vittorie a fronte delle 6 ascolane e degli 8 pareggi. L'ultimo successo del Delfino risale all'ottobre del 2011, quando il Pescara di Zeman asfaltò 4-1 l'Ascoli di Castori con Sansovini mattatore e autore di una tripletta. L'ultimo precedente risale a febbraio 2016, quando finì 2-2 tra il Pescara di Oddo e l'Ascoli di Mangia, con le reti di Lapadula e Cappelluzzo per il Delfino e di Jankto e Giorgi per il Picchio. Il Pescara, in caso di vittoria, chiuderebbe definitivamente la pratica salvezza, mentre in caso di pareggio bisognerebbe verificare i risultati dagli altri campi per avere il conforto della matematica, con particolare attenzione al match dell'Avellino contro lo Spezia e agli impegni delle due squadre che si scontreranno all'ultima giornata, Cesena e Cremonese, con la squadra di Castori impegnata a Palermo e i grigiorossi di Mandorlini contro il lanciatissimo Venezia.